non noi come questo, ma come consiglieri comunali, siamo costretti a leggere esclusivamente i numeri contabili. Vorrei ricordare che questa sede non c'è stata mai presentata, prima di nessuna discussione sul bilancio, una deposte, uno straccio di relazione scritta su come si intendesse portare avanti le politiche di questa amministrazione con corrispettivi investimenti ed entrate. Non c'è da nessuna parte questo tipo di documentazione. L'altra volta l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto, abbiamo detto e abbiamo ripetuto che proprio per l'importanza della trasparenza degli altri, per la capacità di coinvolgimento rispetto a momenti così importanti e delicati che riguardano la vita dell'amministrazione e della vita di tutti i cittadini, sarebbe forse importante costruire un percorso di capacità di conduzione di bilancio che potessero anche prevedere il coinvolgimento non soltanto delle forze politiche ma anche dei cittadini. Abbiamo anche fatto la proposta e lanciato l'idea della possibilità di mettere in moto il processo che in alcuni comuni è già stato avviato favorevolmente di bilancio partecipato o partecipativo, che tal si vuol dire. Quindi vuol dire che su questa materia c'è da fare un salto di qualità sicuramente, altrimenti verremo qui a fare esclusivamente i contabili, non potete discutere politicamente delle scelte che sono state fatte, perché di questo non c'è traccia da nessuna parte, e ben detto, ripeto, le relazioni che hanno accompagnato i bilanci, che la relazione dell'amministrazione comunale non è conforme al testo unico per gli enti locali, c'è scritto nei documenti di bilancio e previsione e quant'altro. È normale che poi tutti gli assestamenti e quant'altro, noi abbiamo una delibera sulla pagina in cui ci sono dei numeri, codice di sosta, descrizione spese e quant'altro. Sulle scelte e quant'altro, nulla di tutto ciò. Quindi mi auguro che il processo che riguarda il bilancio e come questa amministrazione intende governare, come dire, possano prevedere anche uno straccio di idee su cui poter discutere, cosa che sinceramente non è mai accaduto. Questo penso che possa essere utile non soltanto all'opposizione, ma anche per far venire la voglia di un consigliere comunale della maggioranza di partecipare, come dire, attivamente alla vita pubblica, amministrativa, al proseguimento con delle idee, con la discussione, con la necessità di coinvolgere cittadini e quant'altro. Quindi il voto del gruppo del Partito Democratico, assestamento di bilancio, è contrario. Ringrazio il consigliere D'Antino. Metto a votazione il punto, il voto favorevole. 14. Segnaliamo la presenza del consigliere di Stato Napoli. Contrari? 3 contrari, astenuti? 1 astenuto. Votazione per immediata sensibilità? 15 favorevoli, contrari? 3 contrari. Prossimo punto. Piano comunale per il diritto allo studio anno 2009, approvazione. Approvazione. Come tutti gli anni, entro il 30 novembre bisogna approvare il piano di diritto allo studio. Riscontriamo che anche l'anno scorso abbiamo avuto 2 buoni finanziamenti per l'acquisto di 2 scuolabus che sono attualmente in uso alla Gardini S.p.A. Anche quest'anno abbiamo presentato un contributo, una richiesta di contributo per l'acquisto del terzo scuolabus. E abbiamo già deliberato le spese di contributi alle domande per i libri, quindi anche quest'anno, così come ogni anno, una volta sentite le scuole, si approva la delibera di rito da mandare alla Regione entro il 30 novembre per il piano comunale di diritto allo studio. Grazie. Grazie al sindaco, chiede di intervenire. Allora, consigliere. Per dire che noi su questa delibera voteremo in modo favorevole, ma partito dalla questione che riguarda il diritto allo studio, i fondi, e su questo, come dire, sono impegnati una questione molto seria e delicata, anche rispetto alla discussione che
sapendo che il paese di segretario e quant'altro. Mi auguro che la regione, così come ha fatto finora, continui a poter sostenere, come ha detto il sindaco, questo tipo di investimenti, come di noi, su questa deliberazione, voteremo un voto favorevole. Grazie consigliere Tarantino. Votazione del punto, voto favorevole, unanimità. Votazione per la sensibilità, unanimità. Ultimo punto dell'ordine del giorno, quarto punto, ridefinizione dei gruppi consigliari e commissione. La parola a sé. Non so, siccome mancano tre consiglieri comunali, cioè Ciccia, Berlino, mi sembra una scarica. La possiamo diventare, se voi siete d'accordo, al prossimo consiglio comunale, quando tutti siamo presenti, la ridefinizione dei gruppi consigliari, tanto non è che c'è un'urgenza. No, io sono la parola al consigliere Luciano. Io sono per la discussione qui al microfono, consigliere al microfono. Scusate, perché avevo chiesto il Partito Democratico all'interno della conferenza dei capitoli? Quindi non c'è il Partito Democratico, non ci sono. Ciccia, per professore Vista, è presente, per cui sono delegato a Ciccia, io sono dell'avviso che bisogna procedere alla formazione dei gruppi. Giustamente il Partito Democratico ha chiesto la formazione della nuova commissione del Regione.